accomodatevi. Vedere Nada un po' mi sta turbando, però sono propositiva, nel senso spero che possa aiutarci a comprenderci di più i nostri limiti, i nostri problemi arrivati a oggi. Diciamo che noi ci siamo trovati molto bene insieme subito, perché ci siamo piaciuti molto, fisicamente sicuramente tanto. Adesso che cominciamo a convivere iniziano i primi confronti, i primi scontri. Perché io gli ho detto a lui che comunque è poco che ci conosciamo e vedo in lui troppo coinvolgimento che nella vita reale gli ho chiesto se è normalmente così e lui mi ha risposto di sì. Questo aspetto non ti piace veramente o semplicemente diffidi dal fatto che lui sia credibile? Cioè, mi piace una persona espansiva, affettuosa e dolce se magari c'è un rapporto, c'è una conoscenza, c'è un determinato tipo di relazione. Ma noi non ci conosciamo, oltretutto quando siamo soli discorsi così profondi che ci hanno permesso di conoscerci non ci sono stati. Avete avuto modo seriamente di confrontarvi su queste situazioni che si vengono a creare? Ieri ci siamo confrontati per la prima volta su questa questione e anche le risposte insomma un po' mi hanno lasciato basita. Ti ho detto che sono finito tutte le mie storie. Ti ho detto la maggior parte delle storie che tutte le donne si sono allontanate da me. Sbaglio modi? Sbaglio comunicazione? Sbaglio tempistiche? Non lo so, io ci ho messo tutto, ho analizzato tutto. Però tu dai troppo, secondo me è quello il discorso. Se tutte sono scappate quando chiedi di più, probabilmente hai sbagli modi. E se comunque adesso lo sto vivendo in prima persona, tu comunque alle persone gli devi dare tempo. Queste poi sono cose che non si chiedono, vengono naturali. Non calibra chi c'ha davanti, che dona se stesso a prescindere da chi c'ha davanti, perché sennò poi magari sono troppo selettiva. Io credo in quello che faccio. Io sono molto razionale nell'amore, io ho fatto frequentazione e mi sono innamorata dopo mesi. E me ne mesi, è. Mesi. La mamma dice che io ho paura di amare. No, semplicemente io amo chi sento di che devo amare. Chi lo dice? Mamma. Mamma. La madre è fissata con questa cosa. Allora, sulla paura sono d'accordo. Si vede che nessuno mi ha fatto passare. Ho preso talmente tante batoste che non è che sono insicura come persona, ma nelle relazioni a due, visto che sto bene da sola, tendo sempre magari alla prima difficoltà, preferisce chiudere. La paura che cos'è? No, la paura. Un'emozione. È un'emozione. Suscitare una cosa. Non lo so da questo. Da un conflitto. Da un conflitto che sicuramente secondo me è una diversità caratteriale. No, una diversità di stile di attaccamento. Ok. Tu hai uno stile di attaccamento più insicuro, evitante, per cui appunto tendi a non affidarti completamente, non da subito e a volte forse neppure a lungo termine. E invece Manuela ha uno stile di attaccamento insicuro ma più ansioso, aggrappante. Ora questa è un'ottima complementarietà, perché se tu avessi avuto accanto un uomo con il tuo stesso stile avreste creato un'escalation di aggressività enorme, avreste fatto scintille. In questo caso invece questa complementarietà può essere di molto aiuto per venirvi incontro. Anche Nada ha confermato che tra di noi ci sono grandi margini, cioè per costruire effettivamente qualcosa. Io mi auguro che lei abbia recepito quello che Nada ha detto. Tu, Dalila, in qualche modo ci hai spiegato che non hai mai avuto esperienze simili a questa, no? Dove appunto subito dopo il tuo partner ti dice parole grandi, come hai detto tu. E allora mi chiedo, come fai ad avere la certezza che iniziare in questo modo non porta da nessuna parte? In fin dei conti non hai la possibilità di fare un confronto fra diverse esperienze. Cioè, come se lei già avesse buttato l'ancora. E l'ancora, a me non insegnavo che l'ancora la butti alla fine. Devi stare attenta, perché avere delle convinzioni negative sull'altra persona ti porta a cercare tutte quelle situazioni che ti confermano l'ipotesi di partenza, e questo è alla base di quella che chiamiamo profezia che si autoavvera. Vorrei ritrovare Dalila di una settimana fa. Ritrovare quella spensieratezza che avevamo i primi giorni, in cui comunque sì, si era in due, ma si era in due per stare insieme e vivere un'esperienza.